Sono in corso le attività sui social network di Liliana e della cerchia di persone vicine a lei, per capire se dai vari profili possa emergere un particolare utile alle indagini, qualche indicazione in più sui contatti e sulle conversazioni che la donna aveva avuto prima di sparire. L'ultima informazione rivelata riguarda l'andamento delle indagini sul caso di Liliana Resinovic, la pensionata che è scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio successivo nelle vicinanze dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Attualmente sono in corso gli accertamenti richiesti dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva concesso una proroga la scorsa primavera. La procura aveva originariamente richiesto l'archiviazione del caso, considerandolo un suicidio. Tuttavia, i familiari di Liliana hanno respinto questa teoria e sostengono che la donna sia stata assassinata. Il giudice ha formulato 25 domande, tra cui quando e come sia avvenuta la morte di Liliana. In parallelo, gli esami medico-legali, affidati alla competente professoressa Cristina Cattaneo, coinvolta in importanti casi di cronaca, sono in corso anche indagini sugli smartphone di Liliana e di tutte le persone che le erano vicine. L'indagine continua, concentrandosi su soggetti sconosciuti, ma con particolare attenzione a diversi individui: Sebastiano Visintin, marito di Liliana, suo figlio Pier Giorgio, l'amante di Lilli, Claudio Sterpin, l'amico Fulvio Cobalero e i vicini di casa di Liliana. Gli inquirenti stanno lavorando diligentemente per raccogliere qualsiasi minimo dettaglio che possa contribuire a delineare la verità. Claudio Sterpin è stato convocato in questura per fornire le password dei suoi account sui social media e consentire agli investigatori di esaminare i contenuti. Sterpin ha dichiarato di non utilizzare Facebook, ma ha confermato di usare WhatsApp, il principale mezzo di comunicazione con Lilli. Inoltre, gli spostamenti di Sterpin il giorno della scomparsa di Liliana Resinovic e nei giorni immediatamente successivi verranno attentamente analizzati. Dall'analisi delle celle telefoniche è emerso un fatto strano. Il 3 gennaio 2022, pochi giorni prima del ritrovamento del corpo di Liliana, Claudio Sterpin, insieme ai due vicini di casa della donna, Salvatore e Gabriella, ha trascorso un'ora e mezza in un bar nelle vicinanze del boschetto dove è stato scoperto il cadavere di Liliana. D'altra parte, il marito di Liliana, la mattina della sua scomparsa, ha fatto tappa in una pescheria situata a poche centinaia di metri dalla via che la donna avrebbe percorso per raggiungere il boschetto. Tuttavia, circa 20 minuti dopo essere stato avvistato in quel negozio, il telefono di Visintin ha agganciato una cella a riva di Traiano, situata a quasi 5 km di distanza. Sono state segnalate alcune attività inusuali relative al telefono di Liliana Resinovic prima della sua scomparsa. In particolare, il 13 dicembre 2021, Liliana avrebbe utilizzato il suo cellulare per cercare un albergo in Slovenia, ma non ha proceduto con la prenotazione. Questo solleva interrogativi. Con chi intendeva soggiornare in un albergo? Il suo amante sostiene che Liliana stesse progettando di cambiare la sua vita, desiderando di abbandonare il marito per stare con lui, mentre il marito di Liliana nega categoricamente questa ipotesi. Va notato che Sebastiano Visintin afferma di non aver avuto conoscenza delle ricerche condotte da Liliana, né sapeva che qualche tempo prima della sua scomparsa la donna aveva effettuato ricerche online riguardanti case di piccole dimensioni in affitto e come divorziare senza avvocato. Egli afferma ancora oggi che queste ricerche siano state effettuate dalla moglie per conto di un'amica. Gli inquirenti nutrono la speranza che l'analisi dei telefoni e dei movimenti di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda possa contribuire a ricostruire le ultime ore della vita di Liliana. Questa indagine potrebbe finalmente aiutare a definire la vera identità di Liliana Resinovic, cosa che finora è stata piuttosto enigmatica. L'esame medico-legale, inoltre, sarà fondamentale per stabilire la data del decesso, con l'ex medico-legale precedentemente incaricato dalla procura che suggerisce che la morte possa essere avvenuta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del corpo.
Tuttavia, nuovi accertamenti sembrano indicare che Liliana potrebbe essersi suicidata il giorno stesso della sua scomparsa. Questo comportamento sembra strano, visto che quella stessa mattina aveva consultato le previsioni meteorologiche, un gesto insolito per qualcuno che sta considerando il suicidio.